franco integrale. Ma diciamo, adesso iniziamo il calcolo integrale e poi ci mancano le equazioni differenziali. Queste due parti sono senz'altro le parti che poi ritroverete anche in altri corsi, le equazioni differenziali senz'altro, qualche integralino senz'altro anche in fisica soprattutto. Quindi vale la pena di farle con particolare attenzione, perché poi appunto poi verranno usate altrove ed è inutile aggiungere difficoltà a un esame con anche cose che derivano da altri esami precedenti. Quindi, allora, il calcolo integrale. Partiamo da due... facciamo queste due osservazioni. Allora, diciamo, per cercare di spiegare che cos'è il calcolo integrale. Allora, il primo problema è che dopo la prima parte di analisi 1 abbiamo visto le derivate, abbiamo visto a cosa servono, e adesso ci poniamo invece il problema dell'antiderivazione, cioè data una funzione, cercare un'altra funzione che derivata dia la funzione di partenza. Allora, che cosa voglio dire? Quindi antiderivazione, quindi diciamo così l'applicazione inversa della derivazione. Quindi antiderivazione cosa vuol dire? Vuol dire che data una funzione f su un certo intervallo, trovare f grande tale che f grande si chiamerà primitiva di f tale che quando derivo f grande ottengo f piccolo per ogni punto x dell'intervallo. Va bene? Quindi antiderivazione nel senso che qualcuno vi dà la derivata di qualcosa e voi dovete ricostruire la funzione di partenza. Questo è un problema più complicato della derivazione. Il motivo è essenzialmente questo. Beh, insomma, se uno pensa alle funzioni elementari, in realtà la corrispondenza che c'era tra funzione e derivata era una tabella appunto qui uno metteva la funzione e qui la derivata. Ecco, se ci si limitasse alle funzioni nella tabella sarebbe molto semplice, basta leggere invece che in questa direzione e nell'altra direzione. Non so, per esempio, se mettevamo x quadro, qui la derivata era 2x, e allora se vogliamo fare l'antiderivata di 2x, questa sarà x quadro. Beh, in realtà non è solo x quadro. Un primo problema che abbiamo nell'antiderivazione è che mentre quando derivate la funzione derivata è univocamente determinata, quando antiderivate, vuol dire da 2x passate x quadro, non ottenete un'unica funzione, ne ottenete tante, anzi ne ottenete infinite, perché se voi volete antiderivare, magari adesso per adesso l'antiderivazione ci scriviamo di la meno 1 per dire l'operazione inversa della derivata, non ottenete solo x quadro, ma ottenete qualunque ottenete x quadro più una costante arbitraria, c è una costante. Infatti, come fa uno a verificare che questa è una primitiva di 2x? Deriva e ottiene 2x, e ovviamente quando derivate non importa il valore che è data a questa costante, tanto quando fate la derivazione ottenete niente, la costante scompare. Quindi un primo problema della antiderivazione è che non è una funzione univoca, ma, ma data una funzione ne trovate tante. Non è così complicato, perché poi in realtà si scopre che tutte queste funzioni che voi ottenete dalla funzione di partenza in realtà differiscono tutte per una costante. Quindi in realtà per risolvere questo problema basta trovare una primitiva e poi aggiungete una costante, in questo modo trovate tutte le primitive della funzione di partenza. Quindi non è univoca, però il problema si risolve facilmente aggiungendo questa costante arbitraria.
Ecco, i problemi diventano più complicati quando si esce, diciamo così, dalla tabella. Quindi, per esempio, ecco, non so, appunto seno di x, la derivata era coseno, quindi se antiderivata di coseno troverete seno più costante. Il problema è quando uscite dalla tabella, cioè se avete una funzione che è il prodotto di due funzioni elementari, e siccome quando facevamo la derivata di un prodotto non veniva un'unica funzione, veniva la somma di due funzioni, in generale derivando le funzioni diventavano più complicate, allora quando dovete antiderivare e la funzione da antiderivare è più complicata di una singola funzione elementare, allora bisogna ricostruire un po' tutto il processo algebrico che ha portato a quella derivata, e quindi questo porterà a qualche complicazione dal calcolo, ma comunque gli strumenti che vedremo derivano tutti da regole di derivazione che abbiamo visto per la derivata. Bisogna solo vedere come si possono invertire quei processi che utilizzavamo in una direzione. Quindi un problema è l'antiderivazione. Perché è interessante l'antiderivazione? Ma perché nelle applicazioni pratiche, non so, per esempio in fisica, spesso voi non avete la funzione esplicita e dovete trovare la derivata, qualunque significato abbia la funzione e la derivata. Spesso avete la derivata di qualcosa e volete trovare la funzione di partenza. Per esempio, non so, in cinematica voi vi danno, non so, la velocità, e voi dovete trovare lo spazio percorso. Se la velocità cambia nel tempo, ovviamente avete che la velocità è un tasso di variazione, e quando dovete calcolare lo spazio percorso, se la velocità cambia, in realtà fate un'antiderivazione, dovete, la velocità è la derivata dello spostamento, voi dovete trovare la funzione di partenza. Oppure, non so, in un circuito elettrico voi spesso dovete cercare non so come varia la corrente all'interno del circuito. Ma come si fa? Si guarda il circuito, ci sono degli elementi che identificano un'equazione che deve risolvere la funzione corrente, e questa equazione contiene delle derivate della corrente. Quindi si tratta di equazioni dove la funzione da cercare compare con la sua derivata, e quindi bisogna in qualche modo ricostruire anche lì una funzione di cui sono date alcune informazioni con le derivate, quella addirittura sarà un'equazione differenziale. Però insomma il problema dell'antiderivazione in realtà è il problema più tipico che si trova poi nelle applicazioni. Voi avete una funzione, dovete trovare una funzione di partenza la cui derivata sia la funzione che avete a disposizione. Quindi l'antiderivazione non è solo una domanda così, visto che so fare derivate, vediamo se so fare il problema inverso, ma è il vero problema, insomma, nelle applicazioni. Quindi questo per quanto riguarda l'antiderivazione. Poi c'è un altro problema che il calcolo integrale, diciamo, considera, che è il calcolo delle aree. Calcolo dell'area. Allora, calcolo dell'area, che cosa vuol dire? Allora, in geometria uno ha visto come si calcolano le aree di alcuni poligoni, del triangolo, dei rettangoli, magari di qualche poligono regolare, però quelli appunto sono figure i cui contorni sono costituiti dall'unione di un numero finito di segmenti. Quindi in qualche modo qualunque area che trovate in geometria, ecco, a parte il cerchio, si riconduce all'area del rettangolo, bene, che è l'area fondamentale, l'area più semplice. Già quando uno deve vedere come si calcola l'area di un cerchio, lì c'è un procedimento di costruzione dove compare una costruzione appunto che si porta al limite, quindi già ci si comincia ad avvicinare ad argomenti di analisi, dove riconoscere un argomento in analisi vuol dire se c'è da qualche parte un limite da calcolare, quello è appunto un argomento di analisi, non è solo di geometria elementare. Però in generale uno può porsi il problema di calcolare l'area di una figura geometrica che abbia il bordo non costituito da una spezzata, quindi non solo da segmenti rettilinei. Appunto, la circonferenza è il cerchio è un esempio, ma ovviamente uno può avere una funzione qualunque
questo può essere un bordo della figura di cui voi volete calcolare l'area, e l'area che a noi interesserà in particolare è l'area di quello che viene chiamato un trapezoide fatto così. Allora, della figura si prende solo un bordo con che sia appunto il grafico di una funzione, e poi che cosa si fa? Si guarda questa funzione in un determinato intervallo, diciamo A e T, bene, e si considera l'area che sta sotto la curva. Sotto la curva vuol dire che sta tra la curva e l'asse delle X, e diciamo limitato da queste linee che stanno, che individuano due punti sull'intervallo dell'asse X, A e T, va bene? Quindi tutte queste figure sono dei trapezoidi, nel senso che hanno queste due basi parallele, poi c'è un'altezza ortogonale, e poi c'è questo bordo che invece di essere una retta può essere una curva qualunque, una cosa che assomiglia a un trapezio. Bene. Quindi quello che ci potrebbe interessare è cercare di capire come in generale uno cerca di valutare l'area che sta sotto questa, l'area geometrica che ho disegnato in questo modo. Quindi per esempio, non so, se uno dovesse fare l'area di un cerchio, probabilmente gli converrebbe scrivere il grafico della funzione che corrisponde al bordo del cerchio e poi cercare quest'area qui, e poi al limite moltiplicarla per 2 se vuole l'area di tutto il cerchio. Quindi questa sarebbe una procedura per ritrovare non solo tutto quello che uno ha fatto in geometria elementare, oltre ai poligoni anche figure con bordi curvi. Quindi quello che qui uno è interessato a capire come si fa a calcolare quest'area al variare. Dunque, qui possiamo pensare per adesso questo estremo fisso e questo estremo variabile, va bene? Poi se ci interessa una posizione particolare fissiamo T, se no diciamo possiamo anche spostarlo, questo. Beh, perché a noi non interessa solo l'area diciamo su un determinato intervallo, ma noi vogliamo vedere questa funzione area, quindi una funzione che dipende da T. Sposto T cambia l'area della figura. Voglio vedere come si comporta questa funzione, se c'è un collegamento con quest'altro problema, l'antiderivazione. Apparentemente per ora non c'è nessun collegamento, questo parla di funzioni senza avere un corrispettivo geometrico, anzi si tratta di invertire delle regole, diciamo così, algebriche, che uno, delle regole simboliche che trasformavano una funzione in un'altra, non c'è nessuna interpretazione geometrica. Qui invece, quindi con A di T, per ora A di T, intendiamo l'area qui sotto al variare di T. Ecco, questo non dipende ovviamente solo da T, dipende da F e anche da A, però diciamo noi fissiamo F, fissiamo A e proviamo a variare T e vediamo che cosa succede a questa funzione. Non ho ancora definito come dovrei calcolare esattamente questa funzione, perché comunque dovrei dare un algoritmo per calcolare numericamente quello che io intendo per l'area sotto la figura. Ma ammettiamo che, poi vi spiegherò come si fa la costruzione, ma ammettiamo di avere questa funzione, va bene? Che ad ogni t vi dà un numero corrispondente. Come si comporta questa funzione? Allora, se voi volete studiare questa funzione al variare di t, che cosa potete fare? Allora, dall'analisi 1, dalla prima parte dell'analisi 1, abbiamo scoperto che per avere delle informazioni sulla funzione, quello che conviene è fare la sua derivata. La derivata ci aiuta a capire come cambia la funzione che voi state studiando. Allora, proviamo a fare la derivata di questa funzione qua. Allora, per calcolare la derivata di questa funzione qua, che cosa dobbiamo fare? Impostiamo il rapporto incrementale e proviamo a fare il limite. Allora, sto facendo la derivata della funzione area, va bene? Non so ancora come è definita questa funzione area. Se avessi a disposizione qualcosa che me la calcola, vorrei sapere che collegamento c'è tra questa funzione qui e la funzione f, che in fondo è l'informazione
che vi crea la figura geometrica di cui state considerando l'area. Tutto dipende dalla forma di questo lato, va bene? Allora, scriviamo questa rapporta incrementale e man mano che adesso svolgiamo i conti cerchiamo sempre di capire a cosa corrisponde geometricamente questo rapporto. Allora, se questa qui è diciamo A di T, quando voi fate, allora provo a rifare il disegno qui, così lo faccio un po' più grande. Allora, mettiamo che questo sia A, mettiamo che qui ci sia T più H e qui ci sia T. Allora, quando voi considerate questa differenza qui, se A di un certo parametro vi dà l'area sotto la figura fino a T o fino a T più H, quando fate questa differenza, state facendo una differenza tra aree. Che cosa rimane quando fate questa differenza? Vuol dire, invece di prendere tutto, che è AT più H, togliete A di T, vuol dire state togliendo questa parte qua. Quindi questa differenza qui è praticamente l'area di questo pezzo. Bene? Quando adesso cercheremo di fare la derivata, prenderemo H e lo manderemo a 0. Quindi si tratta adesso di prendere H e farlo tendere a 0. Ecco, però non c'è solo questa differenza, perché se ci fosse solo questa differenza, quando H va a 0, il rettangolo qui avrebbe un lato che tende a 0 e l'area sarebbe 0, otterrei 0. Quindi questo è un infinitesimo. Quando mando H a 0, questo tende a 0. Anche questo tende a 0, quindi c'è un rapporto in infinitesimo. Sto cercando di calcolare la derivata è una forma indeterminata, quindi mi aspetto un risultato interessante da quello che verrà fuori tra tra il confronto tra questi due infinitesimi. Ecco, adesso prima di continuare il calcolo, nel calcolare diciamo questo limite, cerchiamo un po' di capire questo rapporto qui tra che valori può cambiare. Allora, questa area qui che non so calcolare perché questo è un bordo curvo, va bene? Questo numero che verrebbe fuori facendo questa differenza in realtà sta tra due numeri che sono facilmente calcolabili. Allora, quali sono questi due numeri? Allora, il primo è l'area del rettangolo che ottenete prendendo, diciamo, come base la stessa, questa base qui misura H, e come altezza prendete il minimo della funzione in questo intervallo. Adesso in questo tratto la funzione è crescente, quindi il minimo è questo estremo qui, ma potrebbe anche avere una forma in quel tratto in questo modo, allora il minimo sarebbe qui, va bene? Quindi diciamo questo rettangolo qua è il rettangolo che ottenete come altezza, qui come altezza avete il minimo della funzione su che intervallo? Sull'intervallo t più h. Questo qui vuol dire il minimo della funzione quando x appartiene a questo intervallo. Invece di metterlo a destra, metterci l'insieme, potete anche specificarlo sotto. Questo vuol dire il minimo della funzione quando x cambia su questo intervallo. Allora, mettiamolo anche qua. Allora, quindi cerchiamo un'interpretazione geometrica e poi mettiamo l'informazione che abbiamo ottenuto direttamente accanto al rapporto incrementale. Allora, qui c'è il minimo della funzione sull'intervallo t più h, questa è questa. Dunque, allora stavamo dicendo che l'area, cioè quest'area qui che abbiamo ombreggiato, è maggiore o uguale di che cosa? Dell'area di questo triangolo, di questo rettangolo. Questo rettangolo che area ha? Allora, il rettangolo di l'area di un rettangolo è base per altezza, l'altezza è h. Vabbè, in questo caso a seconda della direzione in cui lo guardi, insomma, i due lati sono h e il minimo di f'. Quindi questo qui, questa parte qua è maggiore o uguale dell'area di quel rettangolo che sta lì sotto, e questo è ancora diviso per h, perché questa roba qui è divisa per h. Bene? Quindi questo numeratore qui maggiora quest'area qui, questo diviso per h, anche questo dividiamo per h. Adesso dall'altra parte facciamo la stessa identica cosa, maggiorando quest'area, che non so ancora quanto vale, con un'altra area semplice da calcolare. La semplicità sta nel fatto che è un rettangolo, va bene? Allora, qui invece prendiamo un rettangolo maggiorante e in questo caso qui l'altezza di questo rettangolo è dato dal massimo della figura, dal massimo della funzione sullo stesso intervallo.
Bene, allora vuol dire che quest'area qui è maggiorata dal massimo della funzione su quell'intervallo lì. Qui appunto per calcolare l'area devo moltiplicare per h, poi siccome questa differenza è divisa per h, anche questa devo dividerla per h. Quindi, da dove sono partito? Ho detto, prendo una generica funzione, mi chiedo come definisco quest'area qui come una funzione che cambia numericamente al variare del parametro t. Adesso cerco di capire qual è il rapporto tra quest'area e la funzione che è il grafico è quello che determina l'area geometrica che stiamo calcolando. Qual è questo collegamento? Allora, per capire il collegamento studio la funzione a di t. E come la studio? Cerco la derivata di quella funzione e vedo che rapporto ha quella derivata con f. Per calcolare la derivata faccio il rapporto incrementale, poi siccome qui mi blocco perché non riesco ancora a continuare, ho poche informazioni su a, faccio un confronto, come spesso è accaduto per calcolare dei limiti, cerco di vedere se c'è una maniera per approssimare dall'alto e dal basso il rapporto che stiamo calcolando. Ovviamente l'obiettivo è cercare di mettere qui due funzioni che poi al limite tendano allo stesso punto, in maniera tale da stringere anche il valore di questi. Questa approssimazione l'abbiamo fatto prendendo due rettangoli, uno che sta sopra, figura definitivamente sopra, uno che sta tutto sopra. Benissimo, adesso facciamo il limite. Ah, prima semplifichiamo e poi facciamo il limite. Vediamo che cosa succede quando faccio il limite per h che tende a 0. Allora, prima quando consideravamo solo la differenza delle due aree, cioè questo qui, quando h tendeva a 0 l'area diventava 0, bene, e non era una informazione significativa. Vogliamo capire con che velocità tende a 0. Quando faccio questo rapporto qua e faccio tendere a 0, adesso cosa succede? Questo intervallo diventa sempre più piccolo e questa funzione qua che mi dà il massimo viene calcolata su un intervallo sempre più piccolo, va bene? Che cosa succede al massimo su un intervallo quando voi diminuite l'intervallo, quando restringete l'intervallo? Che il massimo comincia a calare, no? Il massimo su un grande intervallo vuol dire che avete tanti numeri a disposizione di cui calcolare il valore e prendere il massimo. Se restringete l'insieme, il massimo comincia a diminuire. Cosa succede quando stringete completamente? Rimane solo un punto. È il massimo in quel punto, è il valore della funzione stesso. Quindi quando fate il limite per h che tende a 0, quando fate il limite per h che tende a 0, questa roba qui a che cosa tende? Tende a f di t. Quando restringete questo, il massimo sull'intervallo, avete sempre meno punti da confrontare, al limite rimane un unico punto, cioè t. E la stessa cosa accade per il minimo. Cosa succede al minimo sull'intervallo quando restringete l'intervallo? Allora avete sempre meno punti e il minimo comincia a crescere, va bene? Guardate anche la figura, provate a diminuire l'intervallo e vedrete che cosa succede. Avete meno punti a disposizione vuol dire meno scelta di andare verso il basso e quando diminuite questo valore aumenta. E al limite che cosa ottenete? Ottenete ancora f di t, perché quando l'intervallo tende a 0 tende al valore della funzione. Ecco, in realtà questa cosa qui non accade per qualunque funzione, ci vuole una proprietà di regolarità perché questo accada, perché qui in fondo cosa stiamo facendo? Stiamo facendo un limite della funzione in t e vogliamo che quel limite coincida con f di t. Qual è l'ipotesi di regolarità che diamo alla funzione f? Supponiamo che la funzione f sia una funzione continua. Quindi questo ragionamento qui va bene e al limite trovate effettivamente f di t se la funzione è particolarmente buona, cioè se la funzione è continua. Se la funzione è discontinua già cominciano ad esserci dei problemi. Però uno intanto inizia con le cose più semplici. Quindi la funzione, quindi nell'ipotesi se f è continua, allora che cosa accade? Accade che la funzione area a di t, quando la derivate, ottenete il valore della funzione nel punto. Va bene? Allora, quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se a me interessa l'area della funzione, adesso che ho scoperto questa proprietà, che cosa vuol dire? Vuol dire che calcolare l'area vuol dire trovare a di t. Ma per trovare a di t devo fare che cosa? Devo trovare una funzione che è derivata mi dia f piccolo. Allora vuol dire sta cercando la primitiva della funzione f.
Quindi vuol dire che questi due problemi sono, diciamo, due aspetti diversi della stessa identica cosa. Fare l'antiderivazione o cercare l'area geometrica implica fare praticamente la stessa identica cosa. In un caso fate solo dei calcoli simbolici per trovare l'espressione di una funzione, in altro caso invece calcolate l'area geometrica che sta sotto la figura. Quindi questi due problemi sono collegati e sono, quindi vuol dire che quando dovremo calcolare l'area sotto una curva dovremo trovare la primitiva della funzione f che definisce questo bordo della curva. Va bene, quindi questo motiva ancora di più cercare di spiegare bene come si può sviluppare un calcolo per, data una funzione, trovare l'antiderivata. Quindi questo possiamo cancellarlo. Dunque, per cercare un po' di visualizzare meglio quello che accade, e avere un'altra conferma del fatto che quando voi studiate l'area sotto una curva state in realtà cercando la primitiva della funzione f, facciamo un esempio. Quindi questi due problemi sono collegati. Non abbiamo ancora chiarito bene come è definita la funzione a, bene? Però abbiamo detto che se questa funzione esiste e la funzione f è particolarmente buona, cioè continua, allora trovare la funzione a significa trovare l'antiderivata della funzione f. Poi magari la prossima volta cercherò di spiegare anche un algoritmo per definire la funzione a di t, che poi sta alla base di tutti gli algoritmi numerici per il calcolo approssimato dell'area. Allora, per fare qualche riflessione sulla funzione area, vediamo un po' di fare un esempio. Ecco, e prima di fare un esempio vorrei anche cercare di farvi capire, cioè dirvi, qual è una maniera poi anche per indicare facilmente il problema di trovare l'antiderivata di una funzione. Allora, per esempio, qui abbiamo utilizzato un simbolo a di t, ma questo simbolo, vista questa proprietà, non è molto felice, va bene? Allora, cosa si fa? Allora, quando voi dovete trovare la primitiva di una funzione si usano dei simboli, ma la motivazione dell'uso di questi simboli sta nell'osservazione che abbiamo detto, non sono dei simboli che sono stati stabiliti a tavolino così. Sono semplicemente dei simboli che riassumono un po' la storia di tutte le osservazioni che abbiamo fatto fino a questo momento e che sono quelle che hanno portato le persone a studiare queste cose. Allora, invece di scrivere a di t, dobbiamo inventarci un simbolo che ben spieghi quello che stiamo facendo. Allora, siccome a di t dipende da che cosa? La funzione f dall'estremo a e dall'altro estremo t, allora il simbolo che si utilizza per identificare a di t è il seguente. Allora, c'è questo simbolo, questa s, che è il simbolo di integrale, e poi qui si mettono gli estremi a e t, e poi qui all'interno si mette f di x in dx. Quindi questo simbolo si diciamo identifica l'area qui sotto, e questo significa calcolare l'integrale definito tra a e t di f di x in dx. Perché è stato scelto questo simbolo? Perché questo simbolo poi alla fine è quello che meglio asseconda tutte le regole che dovremmo seguire nel calcolo integrale? Ma perché c'è una parentela tra questo simbolo e quest'altro, che abbiamo sviscerato negli ultimi tempi. Allora, questo simbolo, questa curva così, in realtà è una S stilizzata, va bene? Anche questa è una S, è una sigma, va bene? Tutto sta a identificare una sommatoria, va bene? Qui è effettivamente una sommatoria, anche qui nella definizione vedremo che c'entra una somma, va bene? Anche se poi viene portata al limite. Poi quando fate la somma di cose c'è bisogno di estremi, va bene? Perché l'indice in questo caso devi dire tra che valori varia. Anche qui devi dire qualcosa che ha a che fare con la sommatoria. Devi dire l'indice, in questo caso l'indice, la variabile integrale è x. X devi dire tra dove varia,
tra A e T. Vediamo anche adesso di capire cos'è questo dx, va bene? Allora, se questa funzione indica l'area di qualcosa, vediamo cosa succede con alcuni esempi di funzioni f espliciti. Allora, per esempio, se voi prendete questa funzione qua, f di x uguale, che ne so, a un mezzo alla n, se x appartiene, facciamo, all'intervallo 2n-1, 2n+1. Allora, come sarà fatta questa funzione qua? Allora, adesso qui non è scritta tanto bene perché dovrei fare una parentesi graffa e dovrei dire, a seconda del valore di x, a seconda dell'intervallo di appartenenza, questa funzione ha un determinato valore. Forse è meglio se faccio vedere graficamente che cosa succede. Allora, facciamo che n sia maggiore o uguale di 0. Allora, vediamo un po', se n è maggiore o uguale di 0, che intervalli identifichiamo qui? Osserviamo, allora, sono due estremi dispari, quindi identifichiamo 1, 3. Per n uguale a 0 identificate 1, 3, questo è n uguale a 0. Per n uguale a 1, n uguale a 1. Per n uguale a 1 avete 1 e 3. Per n uguale a 2 avete 3 e 5. E così via. Quindi qui avrete 7. E così via. Questa funzione qui ha un valore diverso a seconda dell'intervallo che state prendendo in considerazione. Per esempio, quando siete in 1, 3, il valore della funzione qui è per n uguale a 1 è uguale a un mezzo qui. Facciamola abbastanza in alto. Ecco, così non è scritta molto bene, perché per esempio adesso quando vado a scrivere l'intervallo 3, 5, in 3, 5, che corrisponde a n uguale a 2, dovrei mettere un quarto, quindi dovrei mettere un intervallo qui. Intanto questa è una funzione discontinua. Dovrei stare ben attento nella definizione a che cosa succede nel punto 3. Cosa voglio? Che nel punto 3 faccia un mezzo o un quarto? Beh, qui si tratta di scegliere uno dei due valori, stiamo facendo un esempio, non so, mettiamo che valga che valga un quarto. Allora qui quando scrivete l'intervallo di definizione, per non avere questo tipo di problemi, qui ci mettete l'intervallo aperto per dire da 1 a 3 escluso vale un mezzo, poi da 3 in poi vale un quarto e poi da 5 in poi varrà un ottavo e così via. Bene. Ora, supponiamo di voler fare l'integrale di questa funzione su un determinato intervallo, va bene? Allora, l'integrale nel senso di calcolo dell'area, così come l'abbiamo scritto qua. Allora, qui l'area è molto semplice da calcolare, cioè da impostare il calcolo senz'altro, poi magari da fare il calcolo magari può essere un po' noioso, però diciamo qui il bordo di questa curva è fatto da segmenti. Quindi si tratterà di se devo fare l'integrale tra 1 e 7, non so, devo fare l'integrale tra 1 e 7 della funzione f di x in dx, tu mi stai chiedendo praticamente di fare la somma delle aree di questi rettangoli, questo stai chiedendo. Allora come potremmo scrivere la somma di questi di queste aree dei singoli triangoli? Nella maniera più simbolica possibile, per cercare un paragone tra le serie e gli integrali, tra le sommatorie e gli integrali. Allora, tu cosa dovresti fare? Allora, dovresti fare la somma di questi delle aree di questi rettangoli. Allora, o li faccio uno alla volta come in questo caso, ma forse è più significativo se trovo una formula che valga su ogni intervallo. Scrivo un piccolo programmino che mi fa questo conto. Allora, le basi di tutti questi rettangoli hanno ampiezza 2, va bene? Per rendere le cose ancora un po' più complicate do un nome anche a questi estremi x1, questo lo chiamo x2, questo lo chiamo x3, questo lo chiamo x4, in maniera tale qui da scrivere una formula in x e in f esplicita, va bene? Allora, quando farò le aree di questi rettangoli, che cosa devo fare? Devo fare base per altezza. Allora, la base sarà data da che cosa? Dalla differenza dei due x consecutivi. Come faccio a scriverla? Beh, allora ci metti x di più 1 meno x di, no? Questa sarà la base. Poi lo so che in questo caso particolare fa 2, ma sto cercando di farvi vedere come uno può impostare il calcolo se poi cambi x, cambi la funzione f. Ecco, quando fai la somma, allora
siccome non è una vera somma, ma è qualcosa che ricorda una somma, invece di metterci la somma ci mettete questo simbolo qui, che è una S stilizzata. Invece di mettere gli estremi del parametro che indica i vari intervalli, ci mettete gli estremi di integrazione, e dentro ci mettete f di x di x. Perché? Perché qui dovete ricordarvi qualcosa che ha a che fare con l'altezza di tutti questi rettangoli che sommate, e la base, questo dx vorrebbe dire una differenza di x, e che la ritrovate esattamente qui, va bene? Quindi il calcolo integrale ha una parentela con le sommatorie, tanti integrali si possono calcolare anche utilizzando le serie, non so se vedremo qualche esempio, però diciamo esiste questa parentela tra queste due cose. Bene? E questo motiva l'introduzione di questo simbolo. E come vedremo, alcune operazioni che faremo sulle integrali ricordano moltissimo delle operazioni che facevamo sulle serie. Il cambio di variabili, spezzare l'integrale su più intervalli, oppure appunto cambio degli indici. Ci sono anche altri strumenti che sulle serie non abbiamo visto, però diciamo, se uno ha presente questa parentela tra queste due cose, secondo me molte cose le risultano più facili anche da ricordare. Va bene, allora, quindi qui abbiamo anche visto questo esempio. Questo esempio è per motivare l'introduzione del simbolo e per ricordarvi che quello che si fa con gli integrali spesso si fa anche con le serie e viceversa. Vediamo un altro esempio. Allora, prendiamo per esempio la funzione x e supponiamo di voler scrivere la funzione area. Funzione area, adesso abbiamo visto come si scrive, diciamo dall'estremo meno 2 all'estremo t, e qui dovremmo metterci la funzione che è x in dx. Va bene? Adesso potremmo anche cercare la primitiva di x e fare dei calcoli, ma cerchiamo di calcolare l'area solo dalla definizione, cioè a di t è l'area sotto la curva da un estremo all'altro. Allora, c'è una prima particolarità di questo concetto di area. Qui l'area va intesa con il segno. In geometria l'area si prende l'area positiva, bene, si considera come grandezza positiva. Qui, siccome il sistema di riferimento è il sistema di riferimento cartesiano, in particolare l'asse di x, quando la funzione sta sotto l'intervallo, e qui quando facciamo la somma delle altezze di quegli intervalli, f di x ha un valore negativo, vuol dire che state calcolando l'area negativa, va bene? Perché le altezze sono rivolte verso il basso. Quindi, quando calcoleremo adesso l'area, qui ci dobbiamo aspettare che variando t, quando siete per esempio t a questa altezza, questa cosa qui, quando fate l'integrale fino a questo particolare t, questa a di t dovrà essere negativa, va bene? Perché stiamo ancora qui sotto, va bene? Finora abbiamo fatto somme di cose negative. In particolare quando t è uguale a meno 2, vuol dire che l'intervallo è costituito da un solo punto, dovete fare l'area di un segmento, l'area sarà 0. Quindi questa funzione qua, adesso prima ancora di scrivere un'espressione, dobbiamo già immaginarci come cambierà. Allora, partiamo da meno 2, lì vale 0, poi man mano che aumentiamo t, aumenterà quest'area, ma siccome sta sotto l'asse di x, dovrà essere negativa. Quindi quando parto da qui, il grafico di a di t dovrà essere una cosa negativa. Man mano che cambia t, qui arriverò, qui cresce, diciamo, decresce sempre verso il basso, quando arrivo a t uguale a 0, c'è un cambiamento, perché la funzione cambia segno. Quando arrivate per esempio in questa zona qua, supponiamo di aver fatto tutto questo pezzo, quando arrivate in questa zona qua, che cosa succede? Questa area qui ormai potremmo anche calcolarla quanto vale, no? Questa è la funzione x, questo vale 2, quindi si tratta l'area di questo triangolo che è 2 per 2 è 4, diviso 2 fa 2. Questa area qui è, rispetto alla funzione integrale, vale meno 2, quindi quando arrivate in 0 a di t a di 0 varrà meno 2. Che cosa succede quando poi aumentate ancora t? Beh, adesso cominciate ad aggiungere aree positive, quindi questo valore da arrivate a meno 2 comincerà a cambiare andando verso l'alto, perché
Perché andrà verso l'alto? Perché stiamo cominciando ad aggiungere cose positive. Man mano che ci spostiamo in questa direzione, quando è che A risalirà fino a 0? Beh, quando arriverete a 2. Quando arrivate a 2 avrete che quest'area qui, che è negativa, rispetto a quest'altra, che è lo stesso triangolo rivolto verso l'alto, la somma di queste due aree vi darà 0. E quando superate 2, l'area positiva supererà l'area negativa, quindi comincerà a essere il valore di A di t, sarà una funzione positiva. Diciamo che se volessimo un po' azzeccare quale sarà la forma del grafico della funzione A di t, come sarà? Abbiamo detto per 2 sarà 0, no? Quindi passerà di qua. Poi comincerà a essere, diciamo, man mano che spostate t, il grafico di A di t comincerà a decrescere, poi arrivo in 0, e lì c'è un cambiamento, l'area comincia a crescere, quindi comincia a crescere. E poi quando qui arrivate esattamente in 2, A di t diventerà 0, e poi quando cominciate ancora a crescere, A di t comincerà a essere positivo. Se vi ricordate qual è la primitiva di x, la primitiva di x è x quadro mezzi. È vero, poi bisognerà aggiungerci una costante opportuna, eccetera, però diciamo io mi aspetto un grafico di una parabola, no? X quadro mezzi. E questa è la parabola che abbiamo fatto un po' così a occhio, valutando almeno l'area, la crescenza e decrescenza di questa funzione. Vogliamo anche calcolarla esattamente qual è questa funzione? Ma, per esempio, anche senza fare la primitiva, solo pensando alla funzione area, se t è questo, per esempio, a di t, quanto varrà? Quindi a di t, l'espressione di a di t, quanto sarà quando siete in questa zona? Quindi qui bisognerà distinguere qui e qui. Vediamo un po', se t è minore o uguale di 0, quanto verrà l'area di questo trapezio qua? Dovrei fare base più base minore più base maggiore, vediamo un po'. Allora la base qui è data da t, la base minore, qui è meno 2, quindi avrei allora questa è la base minore, questa è la base maggiore, quindi base maggiore più base minore. Per l'altezza è data da t meno meno 2, quindi t più 2. Questa base minore più base maggiore per altezza diviso 2. Quindi qui quanto vi viene? Vi viene t quadro mezzi meno 4 diviso 2 meno 2. Va bene? Questa è l'area. L'area adesso l'abbiamo calcolata direttamente dall'area. È chiaro che facendo così, se avessimo una funzione più complicata, non sapremmo come fare. Quando invece calcoleremo l'antiderivazione, l'antiderivata di questo, che cosa faremo direttamente? Quindi questa operazione di antiderivazione, quando impareremo a farlo, ci permetterà di fare questo calcolo in maniera molto più efficace che fare il calcolo direttamente dalle aree. Qual è la primitiva di x? È x quadro mezzo. E poi che cosa devo fare? Scusate, sì, x quadro mezzi, poi devo valutarla in t, quindi t quadro mezzi. E poi che cosa la devo fare? Dovrei aggiungere una costante. Che costante devo aggiungere perché qui abbia la funzione a di t? Devo fare in modo, per esempio, che quando do a t valore meno 2, l'area deve venire 0. Quindi se io do qui a t il valore meno 2, qui quanto otterrei in realtà? Otterrei 2, va bene? Quindi per ottenere 0, che costante arbitraria devo aggiungere? Dovrei aggiungerci, cioè toglierci meno 2. E vedete che ottenete la stessa identica espressione, va bene? Quindi il calcolo dell'integrale con antiderivata è, diciamo così, la via da seguire, perché se cominciamo a fare le aree di singoli pezzi a mano, anche nei casi semplici, le cose possono diventare complicate, uno può confondersi col segno, eccetera. Allora, un altro indizio di come di cosa succede alla funzione area, del perché qui decresce, qui cresce, qui invece ha un minimo, la funzione area, lo vedete da che cosa? La funzione x è la derivata di a. Qui la funzione x è negativa, quindi la funzione area deve decrescere. Qui la funzione area ha un minimo, certo, la derivata che è x vale 0.
qui la funzione x è crescente. Benissimo, è vero, perché la funzione x è positiva. Quindi quando fate l'integrale e quando avete a che fare col corrispettivo geometrico, cercate sempre di interpretare bene le informazioni che avete sotto mano. Quindi questo esempio è più che altro ancora una volta per fare vedere quello che accade quando, quando calcolate la primitiva, che è un calcolo, diciamo, nel quale un calcolo cieco, nel senso che prendete e fate dei calcoli, va bene, senza vedere geometricamente nulla. In questo esempio vedete bene quello che accade anche geometricamente, quindi qui fate dei calcoli senza vedere nulla, qui abbiamo l'occasione di vedere lo stesso identico calcolo con le aree. Per ora abbiamo considerato solo funzioni continue. Che cosa accade quando le funzioni non sono continue? Allora, noi vedremo solo funzioni continue, cioè discontinue, diciamo così, particolari, cioè funzioni discontinue a tratti. Cioè vuol dire che è una funzione continua, cioè una funzione discontinua che se è divisa in intervalli, su ciascun intervallo sarà una funzione continua. Un esempio, per esempio, se faccio una variazione di questo, potrebbe essere la cosa seguente. Qui prendete la funzione x, fino a qua. Da qui in poi prendete, per esempio, la funzione x più un mezzo. Questa è una funzione discontinua. Vediamo cosa succede all'area in questo caso. Questo è meno 2. Vediamo un po' che cosa succede quando faccio variare t come prima. Allora t comincia da qui, da meno 2, l'area è 0. Qui comincia a crescere esattamente come prima, bene? Quando arriva qui, l'area, diciamo, ha raggiunto, diciamo così, il suo minimo, perché la funzione area, perché ha sommato tutte le cose negative. Quando va da qui in poi, succede quello che succedeva prima, solo che quando inizio da qui in poi ad aggiungere, non aggiungo un triangolino piccolo, aggiungo qualcosa di più grande, aggiungo un trapezio che ha in più ancora questo pezzo qua. Che come si vede questa variazione nel grafico dell'area? Allora, parto da qui, qui l'area vale 0, poi decresco, arriverò qua, fino a un certo punto, e poi lì che cosa accade? Qui accade che cosa? Che, diciamo, quando aggiungo, qui l'area varierà con continuità, non c'è nessun salto. Quello che salta è l'inclinazione, no? Che voi avete in questa zona. Qui arrivate con inclinazione 0, poi qui cambia, avrà un'inclinazione diversa. Perché? Perché qui, diciamo, l'area varia, cambia direzione, ma cambia direzione più velocemente rispetto a prima. Quindi qui non avete che parte orizzontale, parte, diciamo, con una derivata positiva. Come fai a vedere questo cambio di derivata? Ma la derivata ce l'hai sotto gli occhi, la derivata è questa. Qui la derivata vale 0 a sinistra, no? È la funzione x, non devi derivare ulteriormente, la derivata ce l'hai già. Qui è 0, qui invece la derivata a destra, se voi valutate questo in 0, è un mezzo. Quindi vuol dire che qui la funzione area fa così. Bene, cambia inclinazione, va bene? Però la funzione è continua. Quindi questo per dire che cosa? Che quando voi avete delle funzioni e derivate, può darsi che funzioni continue e le derivate siano discontinue. Cioè, ad esempio, per la funzione valore assoluto di x, quando la derivate ottenete la funzione cambio di segno. Quindi questa è una funzione continua, quando derivate ottenete a sinistra meno 1, a destra 1, diventa discontinua. Quindi la funzione, diciamo così, la derivazione vi complica le funzioni, nel senso che le rende più irregolari. Beh. Quando invece integrate accade il contrario, le funzioni, diciamo così, tendono a regolarizzarsi. Se una funzione di partenza è discontinua, l'integrale sarà continua. Bene? Avrà, diciamo, una irregolarità, ma sarà una irregolarità sulla derivata, non sulla funzione stessa. Non ci sono salti. Va bene, va bene, quindi integreremo sia funzioni continue che funzioni continue a tratti. Sulle dispense c'è il dettaglio del calcolo dell'area anche in questo caso, e quindi quando calcolerete, vediamo un po', proviamo a calcolare l'area in questo caso.
facciamolo direttamente con l'uso della primitiva e poi vediamo qual è il problema che può sorgere. Allora, qui la funzione è questa. Allora, scriviamo per bene, vale x se x appartiene all'intervallo meno 2, 0. Qui facciamo la fine qui proprio. E poi vale x più un mezzo se x appartiene all'intervallo 0, 0 escluso, 3. Bene? Allora, supponiamo di voler fare questo integrale, quindi la funzione in dx, e qui facciamo la funzione appunto che parte da meno 2 e arriva a 2. Vediamo un po' che espressione dovrà avere. Allora, abbiamo visto, quando calcoli l'area, in realtà la funzione area basta trovare una primitiva e poi aggiustare la costante. Bene. Quando avremo a che fare con funzioni discontinue dovremo fare questo calcolo della primitiva su ogni singolo pezzo separatamente. Quindi da meno 2 a 0 devo fare la primitiva di x. La primitiva di x è x quadro mezzi. Quindi qui otterrete t quadro mezzi. Che costante ci vuoi mettere? Ma la costante che ci devo mettere qui, se questa corrisponde all'area, è tale per cui quando qui sostituisco meno 2 devo ottenere 0, perché l'integrale tra meno 2 e meno 2 fa 0. E quindi che costante ci metti? Allora, per fare in modo che ci sia questa proprietà, ci aggiungi una costante in maniera tale che sostituendo meno 2 faccia 0. L'abbiamo già visto prima. Qui mettete meno 2, viene 4 mezzi, 2, bene, allora devo togliere meno 2. La costante arbitraria serve per trovare tutte le primitive. Quando invece fate la funzione area avete una particolare primitiva. Quindi il problema è capire ma che costante ci devo mettere in quel caso? Meno 2. Adesso facciamo un altro pezzo. L'altro pezzo è x più un mezzo. Qual è la primitiva? Beh, allora la primitiva di x è di nuovo t quadro mezzi, calcolata in t. La primitiva di un mezzo, beh, allora dunque dovrei trovare una funzione che derivata mi dia un mezzo. La primitiva di una costante è la costante che moltiplica x. Se voi avete un mezzo e antiderivate, adesso visto che abbiamo introdotto il simbolo integrale possiamo metterci anche l'integrale, qui ottenete un mezzo x più costante. Come fate a controllare? Se derivate questo dovete ottenere questo, e se derivate viene effettivamente. Quindi qui viene più t mezzi e qui ci dovrei mettere una costante, eh? Ci dovrei mettere una costante. Questo varrebbe quando t è minore o uguale di 0, eh? Su quell'intervallo lì. Qui quando t supera 0. Che costante ci devo mettere? Allora, la costante che ci devi mettere qua è in maniera tale che, siccome la funzione integrale, la funzione area deve essere continua, bisogna fare in modo che i pezzi, questo pezzo e il successivo, si raccordino bene. Allora, in 0 quanto vale la funzione area? In 0, devo usare questa espressione, vale meno 2. Benissimo, allora quando riparti da 0 in poi con quest'altra espressione deve valere lo stesso identico valore. Quindi che costante ci metti qua? Sostituisci 0 e vedi quanto ti viene in maniera tale che i pezzi siano ben attaccati. Se voi mettete qui 0, ottenete 0, e quindi qui la costante è ancora meno 2. Non è detto che la costante sia la stessa, ma andiamo a fare questo controllo in maniera tale che tutto torni. Quindi se la funzione è da integrare a pezzi, basta che i singoli pezzi, se corrispondono all'area della figura, saltino da un intervallo all'altro con continuità. Okay? Quindi per nel passare da qui a qui ci deve essere in 0, ci deve essere lo stesso identico valore. Notate una cosa, che quando avremo a che fare con funzioni continue, in 0, qui abbiamo detto che in 0 valeva 0, in 0 valeva 0, ma in realtà quando voi prendete una funzione e la cambiate in un solo punto, la funzione area non riuscirà a individuare questa differenza. Per esempio, adesso noi qui abbiamo fatto l'esempio così, no?
Se qui in 0 io decidessi di definirla invece che 0 o un mezzo, decidessi di definirla un quarto, e facessi lo stesso calcolo integrale, non ci si accorgerebbe di nulla. Perché? Perché questo cambiamento qua, rispetto alla definizione geometrica di area, la variazione in un punto non cambia niente. Bene. È come se voi, diciamo, modificate l'altezza di questo rettangolo che ha base 0, lo modificate in altezza. Quando fate l'integrale, questa, diciamo, differenza non si nota, non verrà a pesare sul calcolo integrale. Qui, anzi, in un punto potete farla anche valere quanto volete, l'integrale sarà esattamente sempre lo stesso. Va bene, allora, per quanto riguarda, diciamo, il paragone tra calcoli primitivi e integrale, poi ci torneremo su con altri esempi. L'unica cosa che vorrei che adesso fosse chiara è che per fare qualunque calcolo con l'area ho bisogno di sapere come si calcola la primitiva di una funzione. Poi quando ho la primitiva farò tutti questi aggiustamenti che vi ho detto a seconda dei casi. Allora, quindi per adesso accantoniamo un attimo il problema del calcolo dell'area. Per noi il calcolo dell'area sarà quello che si chiama l'integrale definito. L'integrale definito vuol dire un integrale dove sono specificati gli estremi di integrazione. E quindi quello vedremo che, siccome è un corrispettivo geometrico, ci saranno delle cose sulle quali fare attenzione. Per adesso vediamo un po' come si calcola la primitiva, cioè prima dobbiamo cercare di capire come si calcola una funzione che è derivata dalla funzione che stiamo cercando. Per individuare questa operazione o si dice che cerchi una primitiva o si dice che tu stai facendo l'integrale indefinito. L'integrale indefinito si scrive così, quindi nel momento in cui ci appiccicate gli estremi, allora lì state parlando di qualcosa che ha a che fare con l'area geometrica. Bene. Se non ci mettete gli estremi, vuol dire che state solo calcolando la primitiva, cioè calcolando una funzione che è derivata dalla funzione f, va bene? Quindi il calcolo della primitiva, quindi questo è il calcolo, diciamo, trovare, questo simbolo vuol dire trovare tutte le primitive. Va bene, quindi adesso vediamo prima questa cosa qui, e per fare questa cosa qui dovremo pensare a tutte le regole di derivazione che abbiamo visto e cercare di invertirle. Poi, una volta che saremo bravi a fare questa roba qui, ritorneremo alla parte geometrica, cominceremo ad appiccicarci gli estremi e lì vediamo se alle volte c'è qualcosa da correggere oppure no, con queste costanti da raccordare. Bene? Allora, calcolo la primitiva, quindi vuol dire cerchiamo di invertire tutte le regole di derivazione che abbiamo visto. Allora, la prima cosa da fare è riprendere la tabella che conoscevamo delle derivate e rileggerla al contrario. Allora, che cosa vuol dire? Per esempio, quando avevamo x alla alfa, la derivata era alfa x alla alfa meno 1. Bene? Funzione, derivata della funzione. Che cosa succede quando devo fare l'integrale? Funzione, integrale o primitive della funzione. Allora, quindi vuol dire che adesso io do questa funzione e cerco quest'altra. Le costanti che moltiplicano si possono portare da una parte all'altra della tabella, quindi questo vuol dire che se io integro questo, ottengo questo. È scomodo avere qui x alla alfa meno 1 e qui ritrovare x alla alfa. Io di solito qui ho x alla alfa e voglio trovare la funzione dall'altra parte. Qual è la relazione tra questi? Se questo è un numero, questo deve essere un numero più grande. Deve essere questo numero di prima aggiunto 1. Quindi se qui avete x alla alfa, quando integrate, quando derivate, fate questo. Diminuisce l'esponente di 1. Quando integrate dovete avere l'esponente che aumenta di 1. Quindi x alla alfa più 1. E sotto dovete avere un numero che corrisponde all'esponente che sta qua, quindi dovete avere alfa più 1. Per quali alfa vale questa cosa qua? Devo fare attenzione perché qui ho la divisione per un denominatore. Quando avevo le derivate non avevo questo problema.
l'alfa stava da questa parte. Qui quando derivo devo fare attenzione, quando integro devo fare attenzione, qui potrebbe valere 0, quindi questa corrispondenza vale se alfa è diversa da meno 1. Se alfa è diversa da meno 1, la primitiva di x all'alfa è x all'alfa più 1 diviso alfa più 1. Come mai questo esempio qui è devo toglierlo da questa corrispondenza? Cos'è alfa uguale a meno 1? Vuol dire 1 su x. 1 su x, una funzione che derivata mi dia 1 su x. Allora se ripenso alla tabella delle derivate, qui ottengo il logaritmo di x. Ma qui cominciano i problemi. Allora, in realtà la primitiva di 1 su x non è logaritmo di x, è logaritmo del valore assoluto di x. E adesso vediamo il motivo. Ah, un'altra cosa che mi sono dimenticato, lo so che non è significativo perché la parte importante è questa, ma quando scrivete le primitive ricordatevi sempre di aggiungere le costanti. Se non lo metto sarà sottinteso, ma diciamo quando fate le primitive aggiungete le costanti. Questa vuol dire tutte le primitive. Allora, la primitiva di 1 su x è logaritmo del valore assoluto di x. Perché? Perché ovviamente tutte le tabelle che voi avete visto per le derivate sono le tabelle che hanno un loro dominio di validità. Quando avete il logaritmo e fate la derivata, ottenete 1 su x. Bene? Ma quando partite dalla funzione logaritmo, il dominio qual è? È 0 più infinito. Bene? E questa qui viene anche la corrispondenza su questo per x che appartiene a 0 più infinito. Quando invece partite da 1 su x, il dominio è più grande, non è 0 più infinito, è tutto r meno lo 0. Bene, è un dominio più grande. Allora, quindi vuol dire che quando x sarà maggiore di 0 ritroverai il logaritmo di x. Quando x è minore di 0, se fai qualche calcolo o fai la verifica, vedrai che la primitiva verrà il logaritmo del valore assoluto di x. Facciamo una verifica. Per x maggiore di 0 è chiaro che vale questa roba qua, ma perché vale anche per x minore di 0? Fate la verifica. Per fare la verifica basta fare la derivata di questo e vedete se viene questo. Per x minore di 0, logaritmo del valore assoluto di x, a che cosa è uguale? Uguale al logaritmo di meno x. Facciamo la derivata. Facciamo la derivata. La definizione primitiva vuol dire se la derivi e viene la funzione lì, siamo a posto. Derivi questa e vi viene 1 su meno x per la derivata di meno x che è meno 1. E questo fa 1 su x. Bene? Quindi quando fate la primitiva di 1 su x, la primitiva è logaritmo del valore assoluto di x. Va bene? Questa sarà utile quando invece di fare integrale indefinito faremo l'integrale definito, perché se faremo l'integrale definito di questa funzione dalla parte negativa dovremo utilizzare al posto di x valore assoluto di x dovremo utilizzare meno x. Se la faremo dalla parte positiva dovremo metterci il logaritmo di x. Questa è quella generale, poi a seconda dell'intervallo dove state farete quello che poi la funzione esponenziale, questa era uguale a quando la derivavamo ottenevamo ancora la funzione esponenziale, quindi se la leggiamo al contrario qui l'integrale, la primitiva sarà ancora la funzione esponenziale. Ecco, quando memorizzate la tabella, allora intanto dovrebbe essere semplice se vi ricordate bene quelle derivate. Ma per esempio uno potrebbe dire, ma quando c'ho e alla x cosa devo fare invece quando c'è 2 alla x? Queste ricordatevi sempre che si possono trasformare in questa maniera. E quindi, poi vedremo qualche esempio, quando dovete fare la primitiva di 2 alla x vi conviene fare così e poi applicare la primitiva dell'esponenziale. Quindi nella tabella ci metto solo proprio quello, lo stretto necessario, poi quelle che invece si possono ricavare le ricaveremo di volta in volta. Quindi nella tabella ci mettete le cose facili da ricordare, poi le altre cose le ricavate. Allora, l'esponenziale poi ci ho messo il seno, Allora, la derivata del seno è il coseno, no? Allora, mettiamoci prima qui le funzioni e poi partiamo dalle derivate.
la derivata del seno è il coseno, quindi vuol dire che se integro il coseno devo ottenere il seno. Quando derivo il coseno tengo meno seno, quindi quando integro il seno terrò meno coseno. Quindi c'è sempre il cambio, poi aggiungiamoci sempre la costante, abbiamo anche poi quella della tangente, ci ho messo 1 cos quadro uguale a tangente di x, e poi ce ne sono forse altre due da ricordare, è ovvio, più uno ne sa meglio è, quelle essenziali. Ecco, quello con 1 meno x quadro, che è l'arco seno, seno di x costante. Sulle dispense in realtà trovate un po' qualcosa di un po' più generale. E poi un'altra cosa che sarà utile sarà 1 più x quadro, che è l'arco tangente. Bene? Quindi questa bisogna ricordarsene, e diciamo queste qui in particolare sono esattamente le stesse funzioni che avevate per le derivate, solo lette. Per le potenze, vabbè, c'è questa cosa che bisogna aggiungere uno all'esponente, ricordarsi mentre è sotto il coefficiente. Questa forse è quella un po' più anomala, eh? Ricordate, 1 su x è come il valore assoluto di x, non solo il logaritmo di x. Ok. Allora, quindi le primitive di base sono queste. Come faccio adesso a integrare funzioni più complicate? Allora, la prima regola da seguire, da ricordarsi, è che anche l'integrazione è un operatore lineare. Quindi quando dovete trovare la primitiva di una combinazione lineare di funzioni, questo basta fare le primitive delle singole funzioni e fare la combinazione lineare corrispondente. Quindi in particolare se avete, per esempio, non so, una funzione, so, possiamo fare, non so, 2 e alla x più coseno di x. Se io devo fare la primitiva di questo, applico la linearità, la derivata era lineare, anche l'integrale lineare, quindi qui scrivo 2 volte l'integrale di alla x di x più 3 volte l'integrale di coseno x di x. Se sono fortunato che queste funzioni sono elementari, utilizzo la tabella e quindi trovo 2 e alla x, l'integrale del coseno è il seno, quindi più 3 volte seno di x, e poi non mi devo dimenticare di aggiungere la costante. Bene, quindi problema: trovare le primitive di questa funzione qui, ovvero fare l'integrale indefinito di questa funzione qui, si applica la linearità, ogni singolo pezzo, se sappiamo l'integrale, lo riportiamo, e i coefficienti, come vedete, esattamente come per le serie, i coefficienti numerici costanti. Costanti in che senso? Che non dipendono da x. L'integrale viene fatto rispetto alla variabile x, esattamente come nelle sommatorie, la cosa che cambia è l'indice, il valore dell'indice. Tutte le cose che non dipendono dal valore dell'indice si possono portare fuori dall'integrale. E quindi il 2 si porta fuori, il 3 si porta fuori, si integrano i singoli pezzi e se sono nella tabella tutto va liscio. Di x, va bene? Allora, quando voi trovate la primitiva, dunque, che cosa dovreste ottenere? Allora, se x è maggiore o uguale di 0, vedete, siccome è un integrale indefinito, non so x che segno abbia, devo prevedere tutti i casi. Se x è maggiore o uguale di 0, qui che cosa otterrei? Otterrei x quadro, cioè dovrei fare l'integrale di x e otterrei x quadro mezzi costante, eh? Se invece x fosse minore di 0, questo sarebbe uguale a meno x, e quando integro meno x ottengo meno x quadro mezzo, quindi
Darei invece meno in squadro mezzi più costante, una costante in generale diversa, se x è minore uguale a 0. Bene, allora che come, qual è diciamo, quale delle due devo prendere? Beh, appunto, dipende dal valore di x, quindi a seconda del valore di x sarà questo o quest'altro caso. Che cosa devo fare delle costanti? Perché le costanti devono essere diverse? Possono essere diverse? Ma attenzione, se le costanti fossero, diciamo, cosa accade nel punto di raccordo di queste due primitive? Allora, che è il punto 0. In 0 questo fa 0, in 0 anche questo fa 0, va bene? È vero che se voi guardate separatamente la funzione per x maggiore di 0 e per x minore di 0 potreste avere costanti diverse, ma se voi volete trovare la primitiva su tutto R, deve essere una funzione continua. Quindi nei punti dove c'è l'unione di due espressioni diverse, voi volete la primitiva. La primitiva deve essere derivabile, anche in 0, va bene? Per essere derivabile deve essere per forza anche continua. Tutte le funzioni derivabili in un punto sono anche continue. Quindi quando voi volete la primitiva su tutto R, qui queste costanti non potete prenderle diverse, o meglio, la cosa importante è che nel punto di raccordo queste due funzioni devono dare lo stesso valore, va bene? Quindi in 0 qui dovete avere lo stesso valore, in questo caso questo varrebbe C1, in questo caso varrebbe C2, quindi se volete che siano raccordate C1 deve essere uguale a C2 e quindi potete anche scrivere semplicemente la stessa espressione con solo la costante che le unisce, in questo caso è la stessa identica, va bene? Quindi attenzione, se le primitive hanno espressioni diverse a seconda degli intervalli, in ogni intervallo avete a disposizione una costante, se voi volete la primitiva sull'unione di questi intervalli, nei punti di raccordo le costanti devono essere tali che non ci siano salti. Bene, allora, ripostiamo ancora una cosa, poi basta. Allora, che cosa accade? Allora, che cosa accade quando devo fare la primitiva di una funzione che non è combinazione lineare di funzioni elementari? Qui le funzioni elementari sono x e cosen x, ma non c'è una combinazione lineare, c'è un prodotto. Che cosa posso fare? Allora, gli strumenti, come vedremo, che utilizzeremo sono essenzialmente due. O quello che si chiama integrazione per parti, o integrazione per sostituzione. Vediamo adesso l'integrazione per parti. Allora, l'integrazione per parti, per ricordarsela, siccome è facile confondersi, per ricordarsela si pensa alla proprietà delle derivate da cui deriva, cioè la derivazione del prodotto. Allora, quando voi derivate il prodotto, fate derivata del primo per il secondo più f per g'. Bene, ok? Questa è la derivata. Quando voi... Adesso questa è un'uguaglianza, proviamo a integrare entrambe le parti. Allora, integrare vuol dire applicare questo simbolo da tutte e due le parti. Siccome è lineare, qui potete fare spezzare le due somme, quando integrate dovete metterci anche il dx, mettete il segno, poi il dx dall'altra parte che delimita l'argomento dell'integrale. Allora, siccome abbiamo visto che l'integrazione è la derivata sono una funzione inversa dell'altra, qui quando applico, faccio prima la derivata e poi trovo l'integrazione e poi faccio l'integrazione, faccio una cosa e poi faccio la cosa inversa, quindi qui otterrei una primitiva, otterrei f per g. E qui invece, come vado a interpretare adesso questi simboli? Allora, quando voi avete una derivata per dx, c'è una cosa che forse, se avete visto un po' di calcolo integrale superiori, è una cosa che di solito forse non si fa tanto, ma diciamo questo simbolo qua, che però secondo me è molto comodo,
voi potete portare G' all'interno del segno di integrazione, del segno di differenziale. Questo dx chiama differenziale. O meglio, quello che voglio dire è la cosa seguente, cioè G' dx è uguale a dg. Va bene? Che cosa accade? Vuol dire, se tu porti questo dentro il segno di differenziale, allora cosa vuol dire portarlo dentro il segno di differenziale? Vuol dire fare l'operazione inversa della derivata. Quando siete qui, quando vuoi portare g fuori dal segno di differenziale, derivi. Quando lo vuoi portare dentro, integri. Allora g', se integrate g', abbiamo visto che se integrate una derivata ottenete la funzione di partenza. Quindi quando portate questo qui dentro ottenete dg, eh? Quando portate g fuori ottenete g' dx, eh? Quindi oltre ai movimenti soliti di spezzare, integrale, c'è un'altra operazione che si può fare. Prendere un pezzo, se qui diciamo non sapete integrare tutto, intanto integrate un pezzo. Se questa è la derivata di qualcosa, potete portarlo dentro integrando quel pezzo. Quindi quando trovate scritto g' dx, spesso io scriverò direttamente dg, va bene? Quindi questa cosa qui si scrive g, qui f' portiamolo dentro il segno differenziale, g df più f dg. Oh, se poi uno è bravo a integrare per parti e ha imparato in un certo modo e continua a farlo in quel modo, va benissimo, non è che voglio che uno faccia come dico io vi dico come lo faccio io, poi ok? Quindi funziona a tutti i modi, se fai il conto per bene. Allora, quindi questa uguaglianza qui diventa questa. Allora, l'integrazione per parte di solito come si enuncia? Si enuncia così, in questo modo. Si enuncia g df è uguale a f per g, si prende uno di questi due e lo si porta dall'altra parte, f per g meno f di g. Bene? Magari sulle dispense c'è scritto f di g e g da f, è ovviamente uguale. Questa è la regola di integrazione per parti. Perché è utile questa regola? Perché quando avete un prodotto di due funzioni, potete trasformare un certo integrale, se quell'integrale vi risulta difficile, potete trasformare quell'integrale in un'altra espressione. Sarebbe bello che da questa parte non ci fossero integrali, se non ci fossero integrali sarebbe risolto. Purtroppo quello che puoi fare è trasformare un'integrale in un'altra integrale, che speri sia più semplice da risolvere. Allora, quindi questa integrale viene trasformata in quest'altra espressione che contiene questa integrale, che è la continuazione, che poi il calcolo dovrà continuare da qui, e questa parte qui è invece la parte già integrale. Vediamo in questo esempio che cosa significa. Allora, spesso nel calcolo, nell'integrazione per parti, quello che è difficile, se trovate altri tipi di enunciati, è quello di capire, no? Chi è g, chi è la derivata di g e così via. Insomma, identificare bene i protagonisti della formula. In questa espressione qua diventa tutto più semplice, perché quando tu decidi di integrare per parti devi distinguere tra le due funzioni, devi privilegiare uno dei due fattori. Vuoi usare x per l'integrazione per parti o vuoi usare coseno di x per l'integrazione per parti? A seconda di quello che vuoi usare, perché poi i risultati possono dipendere dalla scelta e non c'è un modo facile per capire quale scegliere, applicherai una formula o l'altra. Allora, in questo prodotto, per esempio, io non so calcolare l'integrale del prodotto, va bene? Allora cosa faccio? Integro uno dei due fattori. Non so integrare il prodotto? Vediamo, cominciamo a integrare uno dei due fattori. Allora, quindi da qui che cosa potrei fare come passaggio preliminare prima di applicare questo? Allora, vogliamo provare a integrare prima il coseno? Va bene, allora il coseno portalo dentro il differenziale. Portiamo dentro il coseno differenziale, viene seno di x. Bene? Ok? Quindi, non so fare l'integrale del prodotto, comincio con uno dei due. Vabbè, allora, proviamo a integrare questo fattore qua. Quando volete integrare uno dei due fattori, lo portate dentro il segno differenziale. Se vi serve ritirare fuori il fattore, basta che ritornate fuori. Quando ritornate, quando passate la barriera del D, dovete derivare. Quando andate dentro D, dovete integrare. Bene, allora proviamo a fare così. Ok, adesso applichiamo questo. Questa regola qui cosa ci dice? Ci dice che questa integrale qua, adesso che hai scelto uno dei due fattori, abbiamo scelto
questo come punto di riferimento, come si trasforma? Allora, ci metti le due funzioni x sen x meno il nuovo integrale com'è rispetto al primo? Devi invertire il ruolo delle due funzioni, quindi ci metti il seno di x dx. Bene? Quindi qui in questo modo secondo me è più semplice capire bene il ruolo delle due funzioni. Qui decidi quale rispetto al quale quale sarà f e quale sarà g. Vuoi che questa sia f? Integra, mettila qui dentro. Applico questo vuol dire prendi questo prodotto e poi scrivi un integrale dove inverti questi due. Va bene, adesso qui come continua? Nella trasformazione che abbiamo fatto abbiamo un nuovo integrale, il secondo integrale è più semplice. Questa integrale è più semplice perché? Perché qui c'ho dentro dx, e quindi l'integrale è una funzione primitiva. Qual è l'integrale di sen x? Meno cosen x. Meno, allora l'integrale del seno, abbiamo detto che è meno coseno, e poi c'è la costante, quindi viene x sen x più coseno di x. Bene? Ok? Vabbè, ripartiamo da qui la prossima volta.